14ª edizione della Stramonte Sarchio, con un risultato molto molto positivo. Abbiamo raggiunto un record di oltre 900 iscritti, che per la nostra gara è veramente un ottimo risultato. È la prima gara post vacanze, quindi è davvero incoraggiante il risultato che abbiamo ottenuto oggi. Un'altra nota molto positiva è forse per la prima volta un'affluenza molto nutrita di atleti di fuori regione. Annoveriamo tra i nostri iscritti atleti di Corigliano, Totano, Lecce, del Lazio, Basso Lazio, Roma, Campobasso, Melfi, c'è qualche atleta di Modena, Rimini, quindi questo significa che la nostra gara, oltre a essere stata pubblicizzata bene in zona, stiamo uscendo anche fuori dai confini regionali. Questo ci dà un ulteriore input per fare meglio l'anno prossimo. Arrivano dall'Emilia Romagna, dal Molise, dal Lazio, dalla Puglia, dalla Basilicata e dalla Calabria. Non potevamo sperare di più, anzi non è vero, noi siamo ambiziosi, ma ambizione positiva, cioè quella che ci fa lavorare sempre meglio. Dico ci perché sono una componente della podistica Valle Caudina, questa associazione bella, ricca di amici e di cittadini montesarchesi e non appunto Valle Caudina, stiamo parlando di Valle Caudina, che intendono fare dello sport un momento importante a Montesarchio e nella Valle Caudina, e abbinare allo sport anche il momento culturale. Noi invogliamo i nostri atleti, e questo lo farò come appunto consigliere delegata allo sport e alla cultura, di rimanere anche stasera a Montesarchio, perché stasera è ancora in atto la bella iniziativa di Giorni al Borgo organizzata dalla Proloco. E questa, comunque ci tengo a dire, che questa manifestazione della 14ª Stramonte Sarchio a sua volta è inserita nella rassegna culturale di Torre Estate, che sta dando grandi soddisfazioni al comune ed è personalmente seguita.